E l'under in via, squadre lunghissime, il pallone non si ferma e adesso il contropiede è per il Verona. Attacca sulla destra con Čolek, Čolek fa tutto benissimo, Čolek, Čolek messo giù, calcio di rigore per il Verona, calcio di rigore per il Verona al 15° della ripresa, il fallo di Castan sullo scatenato Čolek. Cos'è successo? Nell'arco di un minuto abbiamo visto tre ribaltamenti di fronte, tre azioni clamorose, tutto era nato da un errore della difesa della Roma. Qui vediamo il rigore nettissimo. Castano è stato ingenuo perché prima si è fatto superare nettamente in velocità, poi invece di accompagnare l'uomo è andato in tecchio e scivolato. Čolek gli ha spostato il pallone, l'impatto con la gamba c'è stato, il rigore netto. Infatti non ha nemmeno protestato Castan. Ha preso il pallone Giampaolo Pazzini, sarà lui a sfidare Szczęsny al 61esimo, possibilità per il Verona. Questo è il rigorometro di Pazzini con 5 realizzazioni su 5. La concentrazione dipinta sul volto di Giampaolo Pazzini. Arriva il fischio di Massa. Pazzini traversa rete, il pareggio del Verona, il gol, il secondo in campionato di Giampaolo Pazzini, 1-1. Si è preso un po' di rischi Pazzini con questo rigore, però la conclusione è davvero imparabile perché sotto la traversa angolata e ha spiazzato nettamente Szczęsny. Adesso il Verona rientra in partita, la Roma deve ricominciare da capo, però effettivamente l'atteggiamento del Verona in questo secondo tempo era cambiato, ha rischiato qualcosina ed è stato premiato proprio questo atteggiamento propositivo della squadra del Nero. Tutta la festa di Pazzini, il sesto gol segnato in carriera contro la Roma, la festa anche di Golini, c'è anche la sua firma per ora sul risultato grazie all'ottimo intervento su Salah. Si riparte dall'1-1.